adesso è un periodo in cui vanno moltissimo i film con i trans, proprio perché è venuta la moda anche nella vita di allargare la propria sfera di piacere, la propria sfera di sessualità, per cui i trans sono diventati di moda perché ognuno di noi ha un poco di omosessualità all'interno della sua sfera sessuale. E poi l'attrazione per questi personaggi ambigui che sono metà donna e metà uomo ha sempre colpito, fin dai tempi dell'antica Grecia, dei romani, sono sempre stati questi travestiti, transessuali, transgender, come adesso si tendono a farsi chiamare. Io sono apertissimo e li ho utilizzati spessissimo nei miei film perché sono dei personaggi comunque interessanti. E poi adesso c'è tutta questa polemica dei pax, dei matrimoni, dei permessi, dei matrimoni dei gay, dell'eredità, e Grillini la butta sulla politica, e io lo appoggio in pieno, fino a che è un grido di libertà e di diritti. Quando si comincia a coinvolgere anche i minori, quindi le adozioni, i figli dei compagni che poi dovrebbero restare al compagno qualora, però lì ne dovrebbero discutere dei tecnici e degli psicologi, e quindi io non sono in grado di poter dire se è giusto o sbagliato. Quello che posso dire è che sono d'accordo con Grillini quando chiede una parità di diritti e anche una parità di doveri, naturalmente.